Ciao, buongiorno a tutti. Quest'oggi recensione di questo, si può definire anche uno shotgun, quindi un microfono KEF Concept per macchine fotografiche, reflex o videocamere. Questo è un microfono a condensatore con batteria interna e la possibilità di aumentarne i decibel. Mi direte, ma dov'è il microfono? Questa è solo la scatola, perché il microfono lo sto usando per fare la video recensione. Ora ve lo mostro. Eccolo qui, molto piccolo, compatto, alimentato da una batteria CR2032 e con selettore di on sui 0 decibel e più 10 decibel come volume del microfono. Ora se lo sto usando a 0, come potete sentire, ho già fatto le mie prove, quindi so già che l'audio sarà molto 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 buono, e visto il prezzo al tempo di questa recensione di circa 30 euro, direi che è un acquisto assolutamente da fare per i possessori di macchine fotografiche DSLR. Ora lo sto usando appunto a 0 decibel. Adesso schiaccerò e passerò a più 10 decibel e quindi dovreste captare un aumento del volume di questo microfono. Sto sfilando l'antivento. Perfetto. E questo è il microfono. È un microfono, come dicevo prima, a condensatore cardioide. Cosa vuol dire? Che comunque capterà soprattutto il volume sulla parte frontale, prendendo leggermente un pochino di ritorni anche dalla parte laterale. Ma questo serve per concentrarsi soprattutto su quello che si sta riprendendo. Quindi volume dedicato sul fronte, perché deve prendere appunto, catturare l'audio che la telecamera sta prendendo e non la parte laterale. Infatti, adesso sto parlando con il microfono rivolto verso di me. Se provo a girare il microfono leggermente dai lati, si sentirà una piccola differenza della mia voce. Infatti, in questo caso, come detto prima, capta le onde più dal fronte del microfono. Questo è il CM500, vedete che sto portandolo davanti, e io spero che vi arrivi la qualità audio di questo microfono. Io adesso per fare la video recensione lo sto usando attaccato alla mia action cam, quindi direi che ha un ottimo livello. Ottimo audio, pulito, preciso. Non posso fare altro che consigliarne l'acquisto. Ciao e arrivederci alla prossima recensione.